Ciao a tutti ragazzi, sono Agromoderni e siamo qua in un nuovissimo video. Bene, in questo video vi voglio prima di tutto far vedere delle immagini che ho ritrovato dopo un parecchio tempo, e sono le immagini della fiera agricola, fiera della meccanizzazione agricola di Savigliano. Sono del 2012, io ho partecipato a questa fiera nel 2011, 2012, 2013 e andrò a partecipare anche nel 2014. Bene, mentre scorrono queste immagini, prima avete visto qualche clip video, voglio annunciarvi che anch'io sarò ovviamente presente a questa fiera domenica. Bene, ho scelto la domenica prima di tutto per impegni personali e poi anche perché so che c'è un po' più di gente, quindi so che molti dei miei fan andranno di domenica. Spero di incontrarvi, non esitate a fermarmi, magari anche per fare una chiacchierata con me, fare parte di una clip video, o comunque sì, giusto per incontrarci. Diciamo che la fiera si prospetta ottima, diciamo che ci sono novità da molti concessionari, il tempo, visto le previsioni meteo, sono più che ottime, nel senso che fa bello, potrebbero esserci qualche nuvoletta, ma nulla di che, ci sarà sempre molta luce e le temperature saranno fuori dalla norma, nel senso che si toccheranno anche i 20-22 gradi nel primo pomeriggio, quindi ragazzi, no problem. Io devo ancora decidere se andare tutto il giorno, solo il pomeriggio, solo la mattina, comunque ve lo farò sapere sulla pagina Facebook. Allora, per chi non conosce questa fiera è situata a Savigliano, che non è molto distante da Cuneo, è, diciamo tra Cuneo e Torino, una più o meno una via di mezzo. La fiera si trova in via Alba, nella zona dell'area fieristica. Bene, allora, questa fiera è all'aperto, come avete visto dalle foto, quindi non ci sono biglietti, non c'è da pagare. Abbiamo un'area di circa 44.000 metri quadrati, quindi diciamo un punto di incontro tra i più importanti della zona nord-ovest italiana, forse anche il più importante, penso. Ci sono più di 350 espositori, che sono tra aziende agricole dirette e concessionari. Poi c'è Ecotech, che è una parte della fiera, che è dedicata alle energie rinnovabili e all'innovazione. Ovviamente questa fiera è impuntata solo sulla meccanizzazione e su qualche accessorio, diciamo, per zootecnia e altro. Abbiamo, diciamo che il leitmotiv della fiera l'ha dato Bill Gates in una sua dichiarazione del 2012, dove ha detto che bisogna investire sull'agricoltura per abbattere povertà e malattie, perché sono la migliore arma, diciamo che è l'unica arma che può combattere queste divisioni. E diciamo proprio da questo si parte per fare appunto un punto di ritrovo, dove praticamente è la mecca degli agricoltori della mia zona. Diciamo che tutti ci vanno, c'è chi salta a scuola, c'è chi si organizza e va con gli amici, se non sbaglio c'è anche una parte storica, c'è di tutto ragazzi, è veramente una fiera completa, una fiera dove trovate tutti, per quanto riguarda i marchi, trovate tutto, da Classe a Zetor, a tutto quello che volete. E poi ovviamente ci sono le varie aziende, magari che non sono proprio diffuse proprio in tutta Italia, che sono diffuse solo nella mia zona. Poi ci sono le grandi aziende che magari voi avete già visto solo in farming, per esempio faccio il nome di Randazzo, faccio il nome di Capello, eccetera, che sono della mia zona e comunque magari non sono proprio diffusissime in tutta Italia. Io sarò presente appunto per fare sia foto, per farmi un giro personalmente e per fare anche qualche video. Spero di potervi portare, per chi non riesce a venire, un buon video riassunto, se non più di uno, in modo da fare un qualcosa di bello, di
di nuovo, perché diciamo che a Savigliano non c'è mai stata nessuna iniziativa che io conosca su YouTube per far conoscere la fiera, e mi sembra un buon punto di partenza e punto per il canale, per far conoscere il canale anche, ragazzi. Quindi niente, se vedete poi un pazzo che cammina con una reflex in mano e la maglietta Agromoderni, sapete che sono io. Non esitate appunto a fermarmi. La fiera si tiene da oggi, cioè oggi che sto registrando il video, cioè il 14, fino a domenica. È aperta dalle 8.30 fino alle 7 di sera, quindi no problem, ragazzi. Niente, spero vi sia piaciuta queste piccole immagini. Adesso verso la fine, le ultime immagini sono alcune del randazzo che ha messo sul gruppo, io gliele prendo in prestito, e poi c'è qualche fiera per farvi capire un pochino, c'è qualche foto per farvi capire un po' come la fiera. Bene ragazzi, penso che di avervi annoiato già abbastanza, noi ci rivediamo in fiera e domani con un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.